Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con l'Etiopia in Europa Universalis 4. Ci siamo espansi qua nello scorso episodio, abbiamo conquistato il Brunei, abbiamo formato due stati coloniali. Probabilmente in questo episodio potrebbe nascerne un altro, anzi penso proprio di sì. Ora ci stiamo preparando per dichiarare guerra al Marocco, ma prima stiamo facendo delle piccole guerricciole qua attorno. Quindi prima finiamo queste. Tranquillamente. Bahmani Orissa. Vediamo un po'. Questa è la guerra che mi piace sempre vedere perché finisce sempre pari. Comunque, volevo controllare quanto tempo mi durasse ancora il Colonial Enthusiasm. 80, agosto 82, quindi non faccio missione perché adesso mi arriva il Colonial Enthusiasm. Molto bene a controllare. Dai, 49, su. A parte che forse non serve, no, serve. Quindi aspettiamo. Tech, militare, vada. Allora ragazzi, questa è una tech importantissima perché ora abbiamo un vantaggio pazzesco, ma davvero pazzesco, nei confronti degli ottomani. Perché loro... Oh, è nata l'Olanda. Loro non hanno la cosa. Non hanno un nuovo tipo di unità a livello 15. Noi ci prendiamo i sudafricani che menano come dei macellai. Gotu, vediamo quanto è grande. Quindi questa parte qua è andata via. Ora vediamo se Olanda si unisce qua e se chi si allea a lui. Di sicuro non questi, quanto vedo. Anche loro in guerra con la Netherlands. Vai via. Qua lasciamo un paio di domini e spostiamo le truppe qua. A posto, prossime rivolte, Ejaz e Buan. Ejaz vi sto aspettando da secoli. Perché qua sono sciiti. Poi vediamo se c'è la possibilità di trovare qualcuno di migliore. Io vorrei o un morale o un disciplina di livello 3. Qua non stanno pagando neanche la fortezza. Allora, colonizza Bicol. Vediamo un po' dov'è. Bicol. Non è quello che voglio fare. Che palle. Panama non c'è il tipo. Manila c'è. Recall. 320 giorni. Quanta gente c'è qua tra l'altro? 7000 e 7000. Pure un posto brutto. Cioè in realtà è molto bello ma è brutto al contempo. Chi si incazza? Ottomani 1, Marocco 2, Majapahit 3, ma abbiamo la tregua? Fino a quando? 85 mi sembra. Esatto. Inca, Charca, Lobo non esiste più, quindi. Ok, adesso abbiamo un altro Important Center of Trade, dovrebbe di conseguenza darci anche questo. Comunque tu sei convertito e copto, quindi entra nella trade company. Questo potenzierà di brutto il tuo output. Tu non sei ancora copto e neanche formato dirla tutta. Hanno selezionato la missione, sarebbe proprio idiota farla senza avere la missione. Allora, abbiamo scoperto l'Australia. Non c'è ancora nessuno. Che colore strano che hanno qua. Ecco, qua ci sono delle zone con development pazzesco. Quindi credo che andremo prima qui. Anche se ovviamente è importante prendersi l'Australia stessa. Perché la colonia grande esce lì. Quindi credo che il prossimo potremo andare qua. Iniziare a mettere un piedino da quella parte. E io vorrei dichiarare guerra un giorno.
Comunque, sta roba qua non la possiamo scoprire, se no c'è il rischio di scoprire questi. Quindi qua è tutto off limits. Potrei scoprire qui. Vediamo un po'. Ma non c'è necessità di scoprire lì, francamente, adesso. Potremmo scoprire cosa c'è qua. Qui lo sappiamo già tutto. Ci manca sta parte, dai. Allora, scopri questo e poi abbandoniamo il Pacifico e ce ne andiamo dall'altra parte. Qua sono ancora molto lenti. 41 e 2. No, devo aspettare che salga un pochino più velocemente. Comunque siamo al massimo di tech, siamo la zona più tecnologica del pianeta. Vediamo se è vero. Dov'è tech, 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 tech. Qua sono scese per Kronk. Current leader. Dov'è tecnologia? C'è. State, province, possible, number of provinces. National technologies. 15. Sì, non c'è nessun altro. Siamo i più forti. A posto. Non so perché mi dimentico di fare i core. Allora, G, poi no leader. Beh, in realtà non mi serve togliertelo. Qua siamo arrivati? No, siamo partiti? Vabbè, almeno un'intenzione c'era. Questi perché li ho lasciati qua? Boh, venite qui. E potrei spostarvi a sto punto voi qui. Se siete anche troppi. Fatto. Ci dovremmo stare, giusto? Non ho sbagliato i conti. Sì, 80, quella zona lì vale un po' di più. Ora, questa zona qua voglio esplorare. Dove sono i miei tizi? Vorrei mandare qualcuno qua. Quindi appena finisce Panama ci mandiamo qualcuno. Utrecht joins the Republic. Ok, i russi sono stati massacrati. Gli hanno lasciato Teodoro e hanno preso Crimea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 province. E tutto ciò costa 26 di aggressive expansion. E vabbè, non so dove stiano arrivando gli ottomani, dobbiamo fermarli però. Dobbiamo fermarli e potremmo essere vicino. Oh! Vedo che inizia a non essere più tanto incazzato, bravo. Fantastico, allora voi qua non servite. Venite qua. Con la prima flotta, che in realtà sta bloccando il porto, ma va bene lo stesso. Ora lui blocca noi. Oh mio Dio. La medicina! Allora. La medicina da 640 ducati?
Io direi che la medicina è una cosa che non esiste ancora. Prova a mangiare qualche frutto. Foreghini spagnetto più 20%. Beh, dai, non è male. Considerando che potrebbero farci Sabotage Reputation e quelle stronzate là, va abbastanza bene. Full on action. Stanno giocando bene. The Amazon. No. Oh. Punti. The Amazonian, non The Amazon. Allora, intanto abbiamo scoperto di lì. Explore. Voglio sapere chi c'è a Cuba. Cioè, lo so già, ma vai lo stesso. Abbandoniamo il Pacifico. Possiamo fare lo sverramento dai nativi. Grazie, nativi. Ci vogliono bene. Ok, tornate qua a bloccare questi. A parte che adesso la guerra finirà. Qua il forte è cresciuto. Forte e sano. Quindi possiamo davvero attaccarli. Ora, visto che attaccherò di lì, voglio avere le spalle coperte di qua. Con te. Questi sono gli Aztechi. Non so se faremo in tempo a salvare la situazione. Fermati un secondo. Esplorami questi. Io sono vero esteso dell'80. Se tu sei meno di 5 ti attacco subito. 4. Questo è 5. Perfetto, quindi possiamo attaccare subito questo, così non abbiamo più problemi. Dammi la zebra, è mia. Run action, vada. A post. Ah, qua c'è un forte. A posto. Ok, qua non c'è più niente da fare. Dobbiamo aspettare l'85 per attaccare questi. Ma di per sé, davvero siamo a posto. Quindi, vieni qua. Qua quanta gente ci sta? 32. Spostati lì. Ragazzi, qua ci possiamo davvero dimenticare di tutto. Non c'è niente da fare. È finita. Attacchiamo questi. Ora, se attaccassi il Marocco, tu mi aiuteresti? Perché loro si stanno posizionando vicino al Marocco, quindi hanno proprio voglia di attaccarlo. Abbiamo 40 favori. Ah, facciamo così. Facciamo solo un po' la trust. Poi richiamiamo questi signori. Multiple war, quindi possiamo chiamarli nella nostra guerra. Giusto per renderla più veloce. Anche perché c'è la faccenda Mali e non ho la minima intenzione di tirarla per le lunghe. Questa cosa dovrebbe, tra l'altro, darci la possibilità di fare una combo e attaccare Portogallo. O uno altro dei suoi alleati. Ragusa no, Milano no. Io sono l'Etiopia, quindi Portogallo. Portogallo. Cavalieri Spagna Liege. Con i cavalieri c'è ancora il core di Aragona? No, c'è solo quello siculo. Quindi non mi serve molto, anzi.
Gli stati italiani sono tra i peggiori per essere vassalli. Gli stati piccoli, gli stati grandi vanno benissimo, anzi alcuni sono fantastici, tipo Milano, Toscana, il Papa, Venezia, Savoia, Genova, Napoli, cioè quelli grandi. Quelli piccoli invece hanno le idee nazionali italiane generali che danno più core creation cost, quindi non bisogna utilizzarli come vassalli. È come Fezzan, solo che Fezzan qua, non, cioè, qua è sempre così, a meno che non si cambi la cultura. Cosa ovviamente impossibile da fare prima del core, quindi questa parte si paga doppia e fin qua ci siamo. Poi qua c'è Melvar che fa la stessa questione e l'Italia potrebbe essere un problema, ma anche no. Sì e no contemporaneamente. Quindi vediamo, qua siamo al 28. Qui, Call to Arms. Ecco, io lo sapevo, vedete? Devo dichiararla io sta guerra, accidenti. Allora, dobbiamo prendere tutte le coste. Loro si concentreranno lì. Speriamo funzioni. Ah, qua è già caduto. Fantastico. Allora, vediamo se non ho sbagliato. Questo mi dà il 4. Io sono al 95, quindi più che perfetto. Che non è un tempo verbale, ma è quello che stiamo facendo. E ci siamo presi anche tutta questa faccenda, quindi ora abbiamo il controllo totale di questo nodo e due ducati potremmo mandarli da questa parte. Perché sì, perché non dovremmo farlo. Allora, tu rimani con questo scopo, torniamo qua. Sei esiliato. Beh, hai ragione. Disesiliati. Vediamo se basta andar lì. Temo di no. Cavolo. Vabbè, allora vai qua. E tu vai lì. What? No, no, no. Stai qua allora. C'è il porto solo da una parte. Purtroppo. Allora, con chi sono in guerra io? Lo sapevo. Accidenti, accidenti, accidenti. Il Commonwealth dichiara guerra alla Russia, va bene. Che questi vanno giù. Ah, cavolo. Ci posso fare niente. Anche questo è stato un errore. E perché non è la guerra che volevo dichiarare io. Fa niente, fa niente. Panama è a posto. Devastazione in quelle terre non mi fa particolarmente piacere, ma d'altronde è così.
Da qua non possono passare. Questi forti qua è stata una manna averli fatti. Conversione. Ah, gli abbiamo preso la capitale. Qua mi sembra di aver detto che voglio tutto io, giusto? Quindi dovresti darmi tutto. Vediamo un po'. Intanto il timer sono sicuro che sia partito. Ok, mancano 4 minuti. Sì, no, aspetta. Io sono questo. Sì, è tutto mio. Compresa quella. Questa qua ovviamente ora non posso sceglierla. Ovviamente anche il portopollo potrebbe voler qualcosa, ma di per sé dovrebbero dare a me le faccende. Cuba che fa cose, va bene. End of religious tumult. Vediamo se hai cambiato religione, sarebbe davvero bello. No, sei rimasto cattolico purtroppo. Il che significa che avremo aggressive expansion contro i cattolici. Ma tutto sommato, no, questa guerra volevo farla bene, cavolo, accidenti. Allora, cosa succede? Un litigio dal popolo, ma perché la mia litigio che fine ha fatto? E qui, oddio, se crepa non è così male, Perdiamo soldi, perdiamo punti amministrativi. National arrest meno uno. Fino alla vita di Dio Brando, che ha 56 anni. No, niente, abbiamo cose più importanti da fare. Sì, sta passando tutto a me. A meno che non conquistino questi, ma lì è tutto mio. Onda di oscurantismo, perdiamo prestigio. Pazienza. Dobbiamo occuparlo tutto. Ma tu sei qua a fare? Cioè, perché non attacchi questo? Vabbè, ma sei proprio scemo. Tu vai, tu vai lì. Ok, ci siamo presi tutto. Sono riuscito a essere abbastanza rapido. Ora però non abbiamo il controllo su quello che ci verrà dato. Ho messo a fare core l'ultima cosa. A quanto pare sì. Quindi posso convertire la scaracca. Ah sì, vabbè, questa qua è perché avevamo il core, per quello siamo stati così rapidi. Va tutto bene. Non sto attaccando i Ming. Porca di quella vacca. Le canzoni mi stanno girando le palle per le canzoni, ragazzi, voi non sapete. Adesso tolgo tutti i DLC. Allora, cosa abbiamo scoperto qua? Porca vacca, questi qua si sono espansi parecchio. Esplora quella parte. Qua tengo comunque eserciti non piccolissimi, perché loro hanno visto lo stack da 40.000 e non è proprio il massimo da affrontare così a mani nude, diciamolo. Ok, allora tu inizi a essere preoccupatamente verso la metà. 43, posso abbassare un pochino.
81 e 7. Qualcosa di piccolo. 80 e 8. Qualcosa di più piccolo. 82. Ci siamo quasi. Qualcos'altro di piccolissimo, questo. Ok, quindi loro sono incazzati per 5 mesi. Ma va bene così. Pezza. Vabbè, in realtà in questo momento non è un grosso problema quella cosa. Cioè qua fai così. Allora, qua abbiamo preso tutto. Ora qua mi stanno devastando un po', ma... Amen. 5 di aggressività in meno, fantastico. Se avessi difensor fidei potrei andare ancora più veloce. Vuol dire che così è già sufficiente. Dove stai andando te? No, 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 no. Dovrebbero fare che cercano i ribelli ma in un'area, non in un continente. Cioè da qua andare qui ci mette un anno. Che senso ha? Ora spero che gli spagnoli vadano a dargli la caccia. Bravi spagnoli. È finita la tregua con loro. Coloni. Allora, dovrei avere un tizio. Andiamo qua. Ora finisce anche questa. Chi fermerà la musica? Molto, molto bene. Cosa faccio? Adesso non dimmi che ho scelto il lato sbagliato. Boemia addirittura? Eh sì, me ne sono andato io e ne ho trovato un altro. Tu con chi sei alleato? Ungheria. Vediamo questa guerra di proporzioni, eh? Beh, c'è Brandeburgo. Credo che comunque vincerai. No, però la Francia miglioriamo un po' le relazioni. E non so come andrà qui, perché non posso deciderlo io. Quindi devo tenere tutti questi contenti. Per forza. Qua iniziamo a invadere il Mali. Che non sembra... Spero che non arrivino tipo dal Congo. Perché io ho messo dei muri qua, ma se questi qua li sorpassano da là... Sarebbe un po' un problema. Cartagena è finita. È finita anche la guerra. Vabbè, almeno interrompiamo l'episodio qui. Credo che non ci abbia dato assolutamente nulla. Esatto. Allora, Cartagena è finita. Melilla, sì. Etiopia, tizio. 11 favori. Musica. Abbiamo perso l'Holy War CV. Avrei dovuto attaccarli adesso, effettivamente. Vediamo se ce l'ho ancora per qualche bug. No. Allora, qua abbiamo stravinto tutti e tre stati coloniali. Il Marocco da Afgarb alla Spagna. Maledetta. E da soldi. Come 34% di questo amount? Cioè, ho fatto tutto io. Vabbè, allora, questa, visto che c'è musica, la chiamiamo musica. Che farei? No. Musica con la K. Perché sì. Perché sì. Questi sono diventati bandiera nera. Quindi. Ma state scherzando?
Oh signore, perché c'è stato il cambio di tag nel giorno della pace? E ora che cazzo faccio? Fate così. 630 giorni. Boh. Comunque, la mia tregua con te dovrebbe essere ridotta. Cioè, non gli hai rotto neanche l'alleanza, è stata una cosa inutile. Musica. Musica, bisogna dire così. Comunque, 92. Niente dai ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua. Questo forte... Ni. Ora vediamo, un po' troppi forti. Guadagniamo 50 al mese. How is that possible? 90 dal trade. 81 da Zanzibar. Comunque dobbiamo portarci via questi che dovranno andare qua, così davvero ci pappiamo a Majapahit e poi pensiamo a Orissa che sta devastando i Bahmani. Mamma mia, bene e basta, niente qua, quindi è finita così. A questo punto questi qua fate così e poi tornate qui. Questo forte lo possiamo spegnere. Nel 92 dovremmo riattaccarli. Ci ho fatto perdere 5 anni questa faccenda. Pazienza. Gli Inca sono... Potrebbero scoppiare in più zone. Il che sarebbe alquanto interessante. Qui ho fatto pace. Vogliono continuare a conquistarmi, ma ovviamente non possono farlo. E vorrei attaccare quest'area qua. Ma tutto questo, ragazzi, lo vediamo nel prossimo episodio. Guardate la Florida quanto cazzo è grande. Ecco la Spagna dove c'ha 38.000 uomini. Ah, a parte gli scherzi, la Florida è gigantesca. Potrebbe finire qua dentro. I russi ora sono messi malissimo. E siamo là in alto. È enorme, ragazzi. È per questo che hanno tutto sto trade in questa zona. Per colpa della Florida. Ma guarda, quello lì è sceso 37. Stiamo prendendo il largo, eh. 45. C'è solo Costantinopoli che rimane vicino a noi. Ma tutto il trade lo prendevano da qua. Ecco qui. 5 ducati. Cioè, gli spagnoli hanno regalato i soldi alla Spagna colonizzando lì, perché l'unico modo che hanno gli spagnoli per prendere soldi dal Nord America è dai Caraibi. Queste tre vanno qui, o se no potrebbero mandare tutto qua a Bordeaux, conquistare Champagne e spostare a Genova, ma in quel momento la Spagna avrebbe conquistato metà Europa, quindi diciamo che sarebbe un altro discorso. La Russia è un nome piccolino. Mi dispiace che non ci siamo riusciti a espandere lì, accidenti. Comunque direi che ora i prossimi obiettivi sono Congo, India, Marocco, Majapahit e i nativi. Quindi la prossima colonia la facciamo qua, così attacco questi. Poi ne potremo fare un po' qua per attaccare questi. Questi qua. E poi qua non so come fare, ma ce la faremo. Tipo mi piazzo qua, attacchiamo questi. Questo è Portogallo. Sì. Hanno preso la foce, ma non hanno preso niente, l'hanno preso. Hanno preso Miwok, che è San Francisco. Quindi la California sarà portoghese. L'Australia, francamente, possiamo anche lasciarla perdere. Perché chiunque vada a colonizzare qua, chiunque, non raccoglierà mai il trade qui. A parte che non so come faccio ad avere una produzione in questo posto. Come fa a esserci una produzione? Ah, sono questi. Ok. Comunque, tutti i soldi che arrivano da qua vanno alle Molucca. E alle Molucca se ne va via tutto. Tutto, tranne quello che si pappa a Majapahit. E arriva tutto qua.
e qui abbiamo il controllo noi. Quindi qualsiasi cosa venga fatta in Australia o anche nelle Filippine, eccetera, nelle Filippine può essere che la gente porti la merce qui così, effettivamente. Quindi le Filippine dobbiamo stare più attenti, ma l'Australia possiamo anche non considerarla una priorità, dal mio punto di vista. Dai ragazzi, ci salutiamo qua e questo era il briefing finale. Ora gli ultimi 16 anni del 1500 saranno fatti in questa maniera e secondo me posso portare un po' di stati in guerra contro di te. Francia? Tu hai messo arrivare la Francia. Vorrei salutarvi, ma ci sono un sacco di notizie. Allora, la Francia è odiata da mezzo pianeta. Compreso 2000 alleati, ovviamente. Possiamo portare le relazioni in positivo. Ma la cosa davvero bella sarebbe poter attaccare questi. Comunque tu la tregua ce l'hai lunga davvero tanto. Quindi ora o attaccherai ancora i Timuridi, o potresti fare la pazzia e attaccare l'Ungheria. Dai ragazzi, ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima. GG a tutti.